Eccoci qua, siamo tutto pronto, presentazione delle squadre, vediamo anche già la prima sorpresa in Rebner in campo dopo la sublussazione della spalla, per cui ci siamo quasi, Luca, no? In Rebner in campo, ma secondo quello che ci hanno detto non dovrebbe giocare, è solo a supporto dei compagni, quindi darà la sua mano dalla panchina. Vedremo se poi Fusina lo rischierà anche in campo, ma dalle notizie che ci giungono non dovrebbe giocare. Vediamo Gaeta è recuperato, ha già giocato le ultime partite in crescendo di forma, ricordiamo lui è fermo dalla finale di Coppa Italia però. Gaeta lo danno per di nuovo in forma, quindi vedremo, è importantissimo per il Bolzano ritrovare un Mancino come terzino destro. Da segnalare anche il rientro del Coversano di Adrian Iballi, anche lui dopo un lungo infortunio, dopo mesi d'assenza, vedremo in che condizioni si presenta anche lui. Ecco, l'arma in più di questo Bolzano, dicevi prima, Mate Volarevic potrebbe essere il giocatore che fa la differenza. Assolutamente sì, Mate è un giocatore che quando è in giornata può fare la differenza, quando non è in giornata può fare la differenza nell'altro senso, quindi secondo me un lago della bilancia potrebbe essere lui. Ecco, adesso vediamo, il pubblico inizia a riempirsi, il Palagasteiner, il primo maggio. Ci auguriamo che si riempia poi, perché il Bolzano ha bisogno del calore del suo pubblico, no? Un Palagasteiner finalmente pieno, ma tanti, un gruppetto anzi, di tifosi è giunto anche da Coversano. Quindi anche Coversano ha il suo sostegno. Infatti vediamo che si sono sobbarcati la trasferta dalla Puglia, a venire in Puglia. Qui sono sempre 10 ore di... Sono di già altri. Adesso i vincitori morali di questa partita. Ecco, ormai veramente manca poco. Ricordiamo Bolzano, Conversano, prima semifinale, i precedenti di questa stagione sono tutti, a parte la semifinale di Coppa Italia dove Bolzano aveva recuperato 4 gol, era riuscito a impattare poi a vincere ai tiri dei 7 metri, però nel resto della stagione il Bolzano ha sofferto molto questa squadra. Durante la stagione è proprio il Conversano la squadra che ha messo più in crisi il Bolzano. Dicevi della semifinale di Coppa Italia, è stata una partita a sé dove il Conversano ha condotto per lunghi tratti e solo alla fine il Bolzano è riuscito a agguantare il pareggio e poi vincere i rigori. Nella regular season ha vinto 2 volte su 2 il Coversano. Ecco, adesso vediamo subito quale sarà la formazione titolare, insomma i partenti, la starting six che metterà Fusina e poi vedremo quella di Tarafino. Erano due grandi compagni di squadra, amici, e adesso si trovano di fronte in questa semifinale. E questo è il bello dello sport. Tornando alla formazione, vediamo Gufler che si mette subito in campo, quindi dovrebbe iniziare Michael Gufler, questa è già la prima sorpresa. E poi c'è grande curiosità per chi giocherà in difesa al posto di Hannes Innerebner. Vediamo anche... Il Coversano dovrebbe iniziare con i magnifici 7 e Adrian Iballi partirà dalla panchina. Ecco, in porta vediamo Monciardini che... Loro hanno una bella coppia sortita, Monciardini e Lupo. Vediamo anche Lupo, il numero 9 del Conversano, un giocatore molto molto interessante. Un giocatore molto molto interessante, di cui anche il tecnico della nazionale Trillini ha parlato molto bene di lui, quindi vedremo anche lui all'opera. Abbiamo visto qua anche in tribuna parecchi componenti di altre squadre regionali che hanno già smesso di giocare. Abbiamo visto qualcuno della Piano, Kovacic, il tuo ex compagno per anni. E a mezzo corona, lui che cosa farà il prossimo anno? Non si sa, adesso sono tante squadre che stanno già iniziando a programmare la prossima stagione, ma adesso concentriamoci su una semifinale che sta per iniziare e finalmente entriamo nel vivo del campionato. Ecco, si parte, primo attacco, prima palla per il Conversano, esperti, vediamo esperti, Lupo, Dedovic, Stabellini, Pivetta e Giannoccaro, questi sono le starting six. Vediamo il Bolzano con... Buffo non gioca, c'è comunque Mbaye in difesa. Prima novità sarà da Pirana a giocare come terzo in difesa insieme a Andy Stricken. Vediamo qui al passo il Conversano che cerca, vediamo la difesa del Bolzano subito com'è l'approccio. Vediamo Andy Stricker. Arbitri della gara saranno Dionisi e Maccarone, una coppia giovane che comunque si è contraddistinta, secondo me è una buona coppia. Sì, infatti ha fatto bene anche le altre volte che ha giocato. Abbiamo Stabellini. Stabellini. È la prima parata di Mate Volarevic.
Stabellini che in un momento di forma eccezionale viene da partite veramente di grandissimo livello. Beh, a Bolzano ha fatto 13 gol l'ultima volta che ha giocato. Vediamo ancora. Vediamo Stricker. E c'è il primo tiro da 7 metri dopo 1 minuto e 17 secondi. Questa è una chiave tattica della partita, in quanto il Coversano, non avendo un terzino mancino di ruolo, inserisce Lupo come secondo pivot. Questo lo fanno molto spesso in partita. Ed è ora Dedović sulla linea. Ed è il gol di Dedović che sblocca la prima rete, la segna lui. 1-0 Conversano con il gol dai 7 metri di Dedović. E adesso vediamo il primo attacco del Bolzano. Moretti schierato titolare sin dall'inizio. Moretti che ha bisogno di sbloccarsi in questa partita. Avevamo parlato poco fa di Stabellini che in un momento di forma eccezionale, non si può dire lo stesso di Moretti che è in un calo. Oggi ha la possibilità di riscattarsi. Vediamo anche Gaeta è preferito Sporcic, Moretti e vediamo che in panchina il Bolzano ha Sporcic, Riccardi, per cui ecco Sonnerer. Ancora Gaeta, vediamo Felipe Gaeta. Fischiato un fallo di piede a Sperti. Anche Coversano si schiera in 6-0, la sua classica difesa con Lupo e Dedović al centro. Ecco traversa, il la prima traversa, il primo tiro traversa di Dejan Turković. Ricordiamo 2 minuti e 45 secondi, 1-0 per il Coversano, che adesso ha la palla per poter portarsi sul 2-0. Vediamo ancora Stabellini, Dedović, Lupo. Ancora Lupo, Dedović. E qui c'è lo sfondamento di Giannocaro, abbastanza netto direi. Sfondamento in attacco, di solito li fischiano poco ma l'hanno visto subito gli arbitri. Anche qui adesso vediamo il Bolzano che cerca di accelerare ed è un gol dei suoi di Felipe Gaeta che impatta 1-1 al 3-26. Pareggio dunque 1-1. Molto veloce anche. E secondo tiro dai 7 metri e c'era stata la parata di Mate Volarevic su Stabellini. Anche questo un 7 metri abbastanza netto. È entrato molto bene Stabellini e questa può essere anche una chiave. Il Coversano spinge la rimessa veloce, spinge il gioco veloce. Volarevic finora ha già fatto 2 parate, vediamo se riuscirà. Gol in fotocopia a quello di prima. Adesso 2-1 per il Coversano. Sonnerer, Gaeta scambiano tra di loro, Turković. Il Bolzano cerca di rallentare il gioco da come vediamo, invece di spingere. Vediamo ancora Turković, Felipe Gaeta. Fischiato fallo dei 9 metri. Cosa dici di Monciardini come portiere? Ma all'inizio dell'anno doveva essere il punto debole del Coversano, ma sta facendo un campionato veramente sopra le righe, quindi ottimo portiere. Vediamo ancora Gaeta con Dapiran che sta giostrando su tutta la... era quasi come pivot aggiunto, lui dovrebbe essere un pivot naturale, Gianluca Dapiran. Certo che la mancanza di un pivot titolare si potrebbe sentire per il Bolzano, pivot nel senso che in Rebner. Vediamo Dapiran, parata di Monciardini. Adesso Stabellini che ha preso il contropiede, Stabellini che va via. E c'è il terzo tiro. E ancora una volta 7 metri. Questo c'era Luca per te. Secondo me Andy Stricker aveva i piedi dentro l'aria, ha difeso in aria. Quindi anche questo 7 metri secondo me è giusto. Ci potevano stare, certo che 3-7 metri dopo 5 minuti dati. Ma erano 3-7 metri abbastanza netti, quindi da questo punto di vista la coppia sta fischiando bene. Questo e c'è il primo errore dei 7 metri. Vediamo.
Vediamo il Bolzano che si ripropone. Il Bolzano cerca di ragionare in questa fase, rallenta molto il gioco in attacco. Assolutamente sì. Vediamo. Anche perché se proprio dovrebbe esserci una squadra con la panchina lunga è il Bolzano, quindi mi sembra strana questa scelta. Ed è ancora una parata di Monciardini sul tiro di Moretti che fa fatica a sbloccarsi. Dedovic verso Lupo. Un altro intervento al limite, questa volta solo 9 metri. Ancora Lupo. Dedovic, Stabellini, Dedovic, un po' bloccata come partita in questa prima fase. Le squadre si stanno ancora studiando, come è normale che sia in una semifinale. Attenzione! C'è il gol di Stabellini. Errore, contropiede verso Lupo. E 4-1. E c'è il gol di Lupo. 7-0-9, 4-1 per il Conversano, il primo break è il suo, Gaeta accorcia subito. Risponde subito Gaeta. Autore... Quindi se potevano esserci dubbi sulla forma di Gaeta, ce li ha già sciolti all'inizio. Due gol del Bolzano, due gol firmati Gaeta. È una sua doppietta, quella che al momento ha sbloccato per il Bolzano. Vediamo adesso Pivetta. Pivetta anche un giocatore che è cresciuto molto a Conversano quest'anno, verso Lupo. Pivetta è un giocatore che è ritornato al livello che gli compete dopo anni di anonimato e finalmente è tornato a giocarsi una semifinale scudetto. Attenzione, parata di... Stabellini sbaglia il tiro. Volarevic, autore già di 4 parate se non sbaglio. Vediamo da Piran e c'è il gol e accorcia 3-4. Il Bolzano riesce a ridurre ulteriormente. 8 minuti e 08, Conversano 4, Bolzano 3. Ancora il Conversano che cerca di costruire la sua manovra. Adesso chiama lo schema Dedovic, vediamo cosa ha chiamato. Comunque c'ha, parlavi di panchina, ancora una parata. E questo è un altro schema classico del Conversano, allargare il gioco per la salita di Sperti che a dispetto della sua altezza è molto bravo a inserirsi negli spazi anche da terzino. Sperti che nelle ultime partite a Mate Volarevic ha segnato 4-5 gol per partita su pallonetti. È un giocatore molto funambolico, lo definirei. Ancora Gaeta, vediamo verso Moretti e Moretti si sblocca. E si sblocca anche Moretti. Ed impatta. Dicevamo di Sperti come è bravo a inserirsi negli spazi, adesso segna addirittura da pivot. 5-4, nel frattempo ha segnato il Conversano. Risponde subito Turković. Partita molto, dopo questi primi minuti, sono già andati via 10-9 minuti e mezzo, 5-5, qual è la tua prima impressione? Ancora il risultato in parità e ancora squadra in una fase di studio. Intanto il palazzetto si è riempito in ordine di posti, quindi finalmente un Palagasteiner pieno. Vediamo Dedovic. Ed ecco quello che dicevo prima, Sperti molto bravo a inserirsi e ancora una volta ha trovato il buco nella difesa del Bolzano. Dovranno registrare qualcosa in quel punto. Ecco Turković verso Stricker. Ricordiamo, sono passati adesso 10 minuti, 6-5 per il Conversano e adesso è... Gaeta finora si è dimostrato subito di essere in palla con due reti. Ancora Turković, Sonnerer, Turković e questo è un fallo dal giallo. Un fallo molto deciso di Lupo che fa sentire la sua presenza, ma va bene così, è una semifinale scudetto e un po' di sana cattiveria ci sta. Assolutamente comunque un fallo non cattivo, un fallo energico ma non cattivo. Turković verso Moretti, Moretti verso Gaeta, Gaeta verso Sonnerer, lo scarico e Martin Sonnerer impatta sul 6-6. Gran bella rete questa di Martin Sonnerer, a coronamento di una bella azione. Adesso è Lupo verso Beharevic,
anticipato contropiede di Sonnerer, parata di Monciardini. Monciardini che chiama i suoi tifosi. Ottimo intervento di Monciardini in uno contro uno contro Sonnerer, che forse ha aspettato poco, ha tirato di prima intenzione, quindi facile lettura per il portiere. La partita piano piano sta salendo di tono. Sta salendo di tono, assolutamente sì. Adesso vediamo Mbaye che è entrato in difesa al posto di Gaeta. Ancora vediamo, quindi, Stabellini, Dedovic. Ancora Sperti che sale. All'ala pivetta. Grande parata di Mate Volarevic. Contropiede. E c'è il primo vantaggio del Bolzano, 7-6. All'11:50, 7-6 Bolzano, primo vantaggio dei ragazzi di casa. Ma ancora una volta Sperti aveva trovato il corridoio vincente, poi c'è stato l'errore di Pivetta. Lì è stato molto bravo Mate Volarevic. I portieri già sugli scudi in queste prime fasi. Sono quattro parate a testa, quindi ottimo inizio da parte dei portieri. Ed ecco, entra Adrian Iballi, attenzione. Stabellini bloccato dalla difesa. Adrian Iballi, centrale al centro del progetto di Riccardo Trillini per la nazionale. Ricordiamo che si era rotto il ginocchio, gioca con una vistosa fasciatura sul ginocchio ed è solo la seconda partita stagionale. Stabellini verso Sperti, palla persa, vediamo Turković che imposta. Adesso il Bolzano ha la possibilità di allungare, ricordiamo 12:56 nel corso del primo tempo. Bolzano conduce 7-6 sul Conversano. Gaeta verso Moretti, Moretti Turković. Turković, vediamo. Stricker, parata di Monciardini. Monciardini. Adesso il contropiede, Lupo verso Pivetta, Pivetta contro Volarevic del pareggio. 7-7. Ancora una volta un gol in contropiede del Conversano. Vediamo ancora Turković, Gaeta. Ancora vediamo. La partita sta lentamente salendo di tono, Walter. Vediamo Moretti. Ha e perso. Qui ci poteva stare il fallo. Addirittura ha perso anche la scarpa. Sta rientrando in difesa senza scarpa Moretti. Incredibile. E qui recupera la palla. Palla persa da parte del Conversano e Moretti che discute ancora con l'arbitro con la scarpa in mano. E adesso Moretti si allontana ed entra al suo posto Sporcic. Mario Sporcic che nelle ultime apparizioni era molto in forma. Questo è, c'è il primo time out chiamato da mister Fusina. Sono passati circa 14 minuti, 7-7. Prime impressioni, Luca? Risultato ancora in parità, sono 5 parate per Monciardini, 5 parate per Volarevic, le squadre si stanno equivalendo. Ecco. Da segnalare il Conversano che è entrato deciso in campo, una difesa molto molto energica, mentre il Bolzano ancora deve salire di tono, soprattutto in difesa. Comunque il primo impatto anche di Mate Volarevic alla partita è stato molto positivo, come del resto anche quello del suo collega Monciardini. Assolutamente sì. Da segnalare che sono 7-7, entrambi i portieri 5 parate, quindi si gioca a ritmi abbastanza alti. E finora buona anche la direzione arbitrale. Ottima, la definirei. Quanto può pesare nelle file del Bolzano la mancanza di Iner Ebner? Abbiamo visto al centro che hanno avuto abbastanza problemi, soprattutto con gli inserimenti di Carlo Sperti, quale due volte è andato al tiro, una volta da pivot, una volta inserendosi tra secondo e terzo, una volta ha trovato Pivetta all'ala, quindi al centro sta un po' ballando la difesa del Bolzano. E anche nella fase offensiva il Bolzano sappiamo che non ha il pivot alla base, cioè la Maione. Andy Stricker è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni, soprattutto in difesa.
Assolutamente sì, è cresciuto tantissimo, ma deve fare un salto ulteriore in questa semifinale. Ecco, abbiamo visto da Pirane, è uno dei giocatori più in forma del Bolzano, infatti vediamo che segna. L'hai chiamato e da Pirane ha risposto. 8-7, Bolzano, Dedovic adesso, vediamo, verso i balli, in Baiello blocca. Da queste prime fasi mi sembra che Adria Di Balli gli manchi ancora l'esplosività che l'ha caratterizzato. E beh, adesso un infortunio ai legamenti del ginocchio, Luca, penso che sia una cosa, anche se rientra a livello psicologico ci vuole un po' di... Assolutamente sì, però Tarafino crede in lui e lo getta nella mischia. Vediamo Dedovic, grande... ottima difesa di Dapiran, grande Dapiran, contropiede veloce verso fischiata invasione a Sonnerer. Questi sono errori che non si devono commettere. Contropiede Stricker. Altra palla persa da parte del Coversano. Sonnerer da solo. Sonnerer da solo. È ancora parata. E adesso contropiede. Grande parata di Monciardini. No. Però secondo errore di Sonnerer. Terzo errore di Sonnerer. E che addirittura Monciardini ha servito l'assist di piede a Pivetta che stava tornando, si è trovato la palla tra le mani, ha avuto gioco facile a mettere la palla alle spalle di Bolarevic. Sandro Fusina ha inserito subito Guffler. E questo è un lusso, avere un giocatore come Guffler in panchina. Fischiato un fallo, 8-8, 16-20, partita molto molto equilibrata. Molto molto equilibrata. Dopo il 4-1 del Conversano, il Bolzano è salito di tono, ha raggiunto la parità, ha avuto anche due palle per andare sul più 2. Vediamo Mario Sporcic dall'ala e c'è il gol. Posizione un po' anomala per lui. Grandissima Stabellini. Parata di Volarevic sul tiro di Stabellini. E qui si poteva anche lasciare correre. Ha fatto veramente un grande intervento Matte Volarevic. Vediamo adesso, si riprende. Rientra Lupo nel Coversano, torna in panchina Adria Di Balli che, come abbiamo visto, ha ancora della ruggine addosso dopo l'intervento. 0 gol e 3 palle perse per il forte centrale del Coversano. Vediamo ancora Stabellini, Dedovic, Giannoccaro. È bellissimo gol di Giannoccaro. Un gran gol di Giannoccaro. Gol e 2 minuti addirittura. 2 minuti a Stricker. Ci potevano stare questi 2 minuti. Secondo me è una decisione abbastanza severa, anche perché al momento del tiro ha lasciato il giocatore. Prova ne sia che Giannoccaro è riuscito a concludere liberamente. Quindi doppia penalità per il Bolzano, che prende gol e deve giocare in inferiorità numerica. Adesso abbiamo visto che Fusina ha tolto Volarevic per giocare con il con l'uomo di movimento in più. Con Baie sull'ala, vediamo Moretti, Sporcic, Moretti, Baie, Sporcic. E ancora una difesa energica del Coversano. Moretti con l'uomo, il Bolzano di classe, c'è il passivo chiamato e da terra prova ancora a servire per l'assist, cui adesso vediamo che rientra anche Matte Volarevic tra i pali col passivo. Adesso sappiamo che la regola è cambiata quest'anno, non è più a discrezionalità, una volta che è alzato ci sono i famosi 7 passaggi, no? Adesso non ho tenuto il conto di quanti passaggi abbia già fatto il Bolzano. Vediamo Gaeta, ma dovrà andare al tiro, attenzione alla volante e palla persa. Tenta la Kempa e vediamo che adesso il Conversano si ripropone in avanti, alla possibilità di portarsi nuovamente in vantaggio Giannoccaro. E nuovamente in doppio pivot in superiorità numerica il Conversano. Pivetta, vediamo ancora Pivetta che tira. E questo non è uno dei tiri, rimane a terra Pivetta, attenzione. Però non è un tiro che si prende in superiorità numerica,
sotto fallo da 9 metri non è il tiro che vorresti in superiorità numerica. No, anche perché non sei neanche sotto passivo, cioè tu chiami praticamente tiri. Attacco decisamente costruito male da parte del Coversano. Vediamo che Pivetta si rialza, quindi niente di grave. Si lamenta un po' con gli arbitri. Adesso ci sono 30 secondi ancora. Riprende posto in difesa. Il Bolzano ha ancora 30 secondi di inferiorità numerica. Abbiamo visto che c'è Turković in panchina. Non è che magari ha avuto qualche problemino, o forse solamente per farlo rifiatare. Vediamo Mario Sporcic. Penso che sia solo un riposo. Nel frattempo sta scadendo ancora veramente 6 secondi, 5 secondi. Intanto ammonizione a Tarafino. Ed è passata nel frattempo anche la superiorità numerica. Vediamo un Coversano molto nervoso. Ancora discussioni di Tarafino con gli arbitri. Vediamo ancora Moretti verso Sporcic, Sporcic verso Gaeta. Gaeta che la dà a Stricker. No, da Piran che rigore. E quindi c'è un tiro dai 7 metri. Vediamo Dejan Turković che entra. Ecco che rientra Dejan. Ed entra anche Lupo. Lupo a cercare di tirare, di parare. Questa è una tattica che usa spesso Tarafino, cambiare il portiere durante i 7 metri per deconcentrare il tiratore. Anche se per deconcentrare Dejan Turković ci vuole ben altro, secondo me. Ecco. Ed è gol. Un uomo di ghiaccio Dejan Turković. 10-9 per il Bolzano, esattamente al 20° minuto. Cos'è? Tu che tieni lo score, quanti gol ha segnato Turković? Al secondo, se non sbaglio, questo. Secondo gol per Dejan Turković. Vediamo Lupo, Stabellini. Ancora Stabellini. E ancora un grandissimo gol di Stabellini. Attenzione a Sporcic che si lancia in contropiede. Ed è gran gol di Sporcic, 11-10. E questa potrebbe essere una chiave della partita. Sfruttare il cambio difensivo del Coversano per segnare reti in transizione. Rientra intanto nel frattempo Adrian Iballi. 11-10 per il Bolzano. 21° minuto, diciamo che siamo già due terzi del primo tempo andato. Conversano, Stabellini, Lupo. Ancora Stabellini. Ancora Stabellini. E sono 11-11. E ancora Sporcic che prova a spingere la seconda fase. Questa volta molto bene Lupo. Stabellini è un altro giocatore da quello che giocava a Pressano l'ultima stagione. Assolutamente sì. La cura Tarafino gli ha fatto decisamente bene. Ha trovato serenità anche in Puglia. Mi ha sorpreso molto non trovarlo nel roster della nazionale a gennaio. E ancora di Gaeta. Bearevic. Adesso vediamo che rallenta l'azione. Nel Coversano sta mancando, secondo me, l'apporto di Dedovic. Lo straniero del Coversano non è ancora entrato in partita. Infatti adesso trova in panchina. Ancora Stabellini verso Lupo. Qui c'è il fallo di piede fischiato a Moretti. Non lo so, è un intervento al limite. Ancora parata e ancora Pivetta. E c'è il gol di Pivetta. Parata, aveva parato bene Volarevic. E questa è la terza o quarta parata di Volarevic che non porta frutti quando la palla torna al Coversano. Questo è già successo ultimamente, denota un po' forse la mancanza di attenzione alla difesa. Queste sono le classiche azioni che fanno imbestialire i portieri e gli allenatori, quando si difende bene e non si copre il rimbalzo. Attenzione Moretti, palla persa.
Vediamo il Conversano se spinge. Ancora Stabellini verso Lupo. Lupo cerca l'uno contro uno. E si ferma saggiamente, prova a ricostruire la l'azione d'attacco. Nel frattempo ricordiamo il Conversano è ripassato a condurre 12 a 11, 23 e 28 nel corso della prima frazione. I balli, però insiste Tarafino con i balli. Ma fa bene a insistere. Ha bisogno, può ritrovare la sua forma solamente giocando. Attenzione, bellissimo passaggio di Stabellini a Giannoccaro. Attenzione. Qui c'è stato un primo fallo su Sporcic. Qui c'è stato un doppio fallo su Sporcic e poi su Dapiran. Forse ci stavano i due minuti su quello su Sporcic. Vediamo cosa decidono gli arbitri. Pubblico inferocito. Addirittura chiamano il rosso qualche tifoso del Bolzano. Nessun provvedimento da parte degli arbitri. Solamente 9 metri. E qui ci potevano stare, a mio giudizio, i due minuti, anche per calmare un pochino gli animi. Una partita non cattiva fino adesso e speriamo che continui così. Comunque nel frattempo sono il Conversano è passato doppio vantaggio, 13 a 11. E c'è ancora un fallo su Mario Sporcic. E Volarevic troppo nervoso. Addirittura Volarevic che va a segnalare il fallo agli arbitri. Vediamo ancora Mario. Gran sottomano. 12 a 13. E qui si vede l'esperienza di Sporcic in un momento di difficoltà dove il Bolzano faticava a costruire gioco. Si è caricato il peso della squadra sulle spalle, si è preso la responsabilità e un gran gol per Mario Sporcic. Comunque vediamo che Fusina insiste con Gufler. Sì. Sentiamo il pubblico che sta rumoreggiando qui a Bolzano. E adesso la partita sta salendo di tono, anche il pubblico sta entrando in partita. Lupo e Mate Volarevic. E questa volta. Ma ancora una volta c'era stata la respinta di Volarevic e la palla di Pivetta era riuscito. Attenzione a Sporcic. Gran gol. Grandissimo gol. E pareggia Mario Sporcic per il Bolzano. 25 a 22. Sono Mario Sporcic. 13 a 13. E time out di Tarafino. Partita molto molto in equilibrio. Partita molto molto in equilibrio. Sentiamo i tifosi del Bolzano che stanno. Chiamato il time out, stanno incitando la propria squadra. Quello che serve un pochettino anche ai ragazzi di Fusina. Sì, ma alla nostra sinistra sentiamo adesso anche i tifosi del Conversano. Assolutamente un bellissimo clima in un palazzetto piccolo dove i tifosi si fanno sentire. È partita anche, devo dire, fino a questo momento molto corretta, con molto fair play in campo. Molto fair play. Interventi duri ma sempre regolari. Un'ottima impressione mi ha fatto Mario Sporcic, un giocatore che negli ultimi anni era sembrato in calo, oggi sembra di nuovo un ragazzino. Ricordiamo che ha avuto anche una stagione travagliata, all'inizio stagione aveva avuto diversi infortuni, da quando è rientrato in squadra, soprattutto nell'ultimo mese, è stata probabilmente, potrebbe essere anche l'arma in più di questo Bolzano. Assolutamente sì, se gioca così Mario Sporcic potrebbe essere proprio il valore aggiunto. Vediamo che Fusina reinserisce Martin Sonnerer che è partito, ha fatto quei due errori al tiro e un'invasione, per cui questi tre errori l'aveva un po' messo in panchina, adesso l'ha reinserito. Lo inserisce principalmente perché ha bisogno di un secondo in difesa e non fare il cambio attacco e difesa, in quanto vuole far difendere Gaeta, quindi aveva bisogno di un secondo in difesa e è un ruolo che Kupler non può ricoprire. Ecco, si riparte, mancano 4 minuti e mezzo al termine del primo tempo, 13 a 13 tra Bolzano e Conversano. Ricordiamo, prima semifinale, l'altra semifinale si sta giocando in contemporanea a Presano, dove c'è il Presano con il Fasano. Ancora bellissimo passaggio di Stabellini che trova Giannoccaro sulla linea. Ancora una volta difesa ballerina del Bolzano. Stabellini, vediamo Dapiran che si lamenta.
è stato cinturato, chiede i 2 minuti alla coppia arbitrale, che ovviamente gli arbitri non gliela comminano. Vediamo adesso, sta giocando come pivot titolare adesso, come primo pivot. Come avevi detto tu a inizio partita, poteva essere una soluzione tattica, e Sandro Fusina ti ha ascoltato. Vediamo ancora da Piran come si muove tra le linee. Bolzano ovviamente adesso dovrà andare alla conclusione. Perde palla malamente Dejan Tu. Vediamo Sperti con il pallonetto, vediamo. No, stavolta non fa il pallonetto, se lo aspettava Mate Volarevic. Era uscito molto Mate Volarevic, ma doppio vantaggio per il Conversano, che conduce 15-13 quando mancano 2 minuti, 3 minuti e 15 secondi. Fischiati 2 minuti. Doppi 2 minuti a Lupo e da Piran, che se le erano date da un paio di minuti. Adesso gli arbitri vogliono mandarli a rinfrescarsi le idee entrambi. 2 minuti per entrambi. Decisione che ci può stare, in quanto era un paio di minuti che i due si punzecchiavano. Luca, il Bolzano cosa deve fare? Adesso manca poco alla fine del primo tempo, ovviamente essere sotto 15-13 in casa, deve cambiare passo. Il Bolzano deve registrare la difesa principalmente. Troppo facili gli inserimenti tra primo e secondo, troppo facile trovare un uomo libero sulla linea. Il Bolzano, come avevamo detto, sente la mancanza di Hannelsin e Rebner. Sentiamo anche il tifo bolzanino, sta incitando i suoi. Ha capito. Vediamo il momento della... Gran gol di Dejan Turković. E quando c'è una difficoltà è sempre Dejan che toglie le castagne dal fuoco. Vediamo Sperti, ovviamente anche Tarafino ha tolto il portiere per giocare con l'uomo di movimento in più. C'è i balli, Stabellini, Dedovic, Giannoccaro, Pivetta e Sperti. Mentre per il Bolzano vediamo Sonner e vediamo ancora a Pivetta. Bel gol. Gran gol di Pivetta. Di nuovo così Mate Volarevic. Doppio vantaggio, 14-16. Come dicevi te, 16 gol in un tempo per il Bolzano sono tanti, troppi forse. Troppi, decisamente troppi. E la difesa non sta neanche più aiutando Mate Volarevic. Vediamo se adesso Gaeta, Mario Sporcic. È fischiato uno sfondamento a Mario Sporcic. Sentiamo, si fa veramente fatica a commentare perché c'è... E questo mi sento di dire che è il primo errore degli arbitri. In un primo tempo quasi perfetto degli arbitri, questo a mio giudizio è stato il primo errore, che ci può stare. Anche se è un errore abbastanza grave, perché manca 1 minuto e mezzo, Bolzano si trova a meno 1, adesso potrebbe andare a meno 3. Attenzione! E c'è il gol! C'è il gol di Mate! C'è il gol di Volarevic! Gol di Mate Volarevic! Vediamo che e adesso, ci sono animi un po' agitati. Attenzione, una direzione di gara che era stata pressoché perfetta. Negli ultimi 2 minuti, anzi nell'ultimo minuto, gli arbitri hanno perso un attimino il filo. Vediamo secondo anche me... Tarafino, praticamente era rimasto per terra, ricostruiamo, era rimasto per terra i balli. Era ovviamente stato... l'arbitro non ha interrotto il gioco, c'è stato il rilancio lungo, erano senza portiere, c'è stato il gol di Mate Volarevic. Ma Tarafino qui... è già stato ammonito, ha già preso il cartellino giallo e continua a protestare. E qui... Ma qui, come prima c'era stato un errore che ha penalizzato il Bolzano, qui mi sento di dire che il Conversano è stato penalizzato dalla decisione degli arbitri. Non vorrei che sia stato un fischio di compensazione. Ripeto, gli arbitri hanno fischiato molto bene fino all'ultimo minuto. Speriamo che si riprendano anche loro per un secondo tempo all'altezza del primo. Inizia l'ultimo minuto, 16-15 per il Conversano, ed è il Conversano in possesso di palla. Vediamo Dedovic, Lupo, i balli, c'è fuori Stabellini in questa fase. Sette metri
però ci poteva stare lo sfondamento prima, che non è stato fischiato. Mi sa che l'intervallo arriva al momento giusto, giocatori e arbitri hanno bisogno di un momento di riposo. Vediamo Dedovic contro Mate Volarevic, finora è stato infallibile. Parata Volarevic contropiede del Bolzano. Vediamo, e c'è un gol del pareggio. Impatta il pareggio quando manca proprio sulla sirena. Il Bolzano pareggia con Martin Sonner. Ultimo minuto molto intenso, Luca. Ultimo minuto molto intenso, ma è bene che sia così. Una partita molto bella, molto spettacolare. Sono due delle migliori squadre in Italia, quindi è giusto che sia così. 16-16 alla fine del primo tempo. 9 parate a testa per i due portieri, quindi ci aspetta un secondo tempo che speriamo sia all'altezza del primo. Benissimo, Luca. Noi diamo la linea alla pubblicità. Ci ritroviamo fra 10 minuti con il secondo tempo. A tra poco. Eccoci di nuovo qui collegati col Palagasteiner per il secondo tempo della semifinale. 16-16 il primo tempo, un primo tempo bello, vibrante, emozionante, con capovolgimenti di fronte. Era partito meglio il Conversano, avanti 4-1, grande ripresa, ritorno del Bolzano che ha condotto fino al 9-8, ha avuto due volte la palla per andare al più 2, poi si era ripresentato avanti il Conversano e il pareggio a finale di Sonnerer. Un primo tempo veramente molto spettacolare, 16-16 con entrambi i portieri con 9 parate, quindi ritmi molto elevati. Inizia il secondo tempo, prima palla del Bolzano, lancio lungo verso Sonnerer, vediamo ancora Gaeta, palo di Gaeta, ancora Mbaye. Mbaye fa l'invasione. Invasione. Comincia a sentirsi anche l'assenza di Lucas Walder, non sappiamo se è infortunato o se è scelta tecnica. Anche perché lo davano per recuperato, effettivamente spostando da Piran pivot, la soluzione naturale era quella del capitano sull'ala. Magari a fine partita Sandro Fusina saprà darci delle spiegazioni. Vediamo Stabellini, adesso il Conversano, Dedovic ancora, pallonetto, tiro dai 7 metri. Ancora un 7 metri per il Conversano. L'ultimo 7 metri l'aveva parato Mate Volarevic e adesso a Dedovic. Si presenta Stabellini. Vediamo Stabellini contro Mate Volarevic. Stabellini non perdona. Vediamo Gaeta, Sonnerer, Turković. E Sandro Fusina inizia il secondo tempo con 7 giocatori di movimento. E adesso ha messo Moretti all'ala. Verso Sonnerer. Prova a giocarsela così Sandro Fusina, con l'uomo in più. Palla persa da Piran. Attenzione, la porta è libera. E c'è il gol. E c'è il gol. Più due. E questo è un grosso rischio che si prende Sandro Fusina. 16-18. E ci ripensa subito Fusina. Accantona subito l'esperimento dopo una sola azione. E adesso rimette Mate Volarevic tra i pali. Gioca col doppio pivot. Ancora Monciardini. Bolzano in difficoltà, ha iniziato questo secondo tempo. Ma molto strana la scelta di Sandro Fusina, prima di togliere Mate Volarevic per inserire un giocatore di movimento in più e dopo solo un'azione torna sui suoi passi e rinizia e gioca 6 contro 6. Vediamo Stabellini. E in difesa, cambio di difesa col 5-1 con Dapiran davanti. Vediamo ancora Stabellini. Giannoccaro. Gol di Giannoccaro. E l'asse Stabellini Giannoccaro sta mettendo in crisi la difesa del Bolzano. Gran gol di Dejan Turković che accorcia 16-19, 17-19. Vediamo ancora
Stabellini. Stabellini veramente in grandissima forma, oltre ai gol ha pescato più volte Giannocchero sulla linea. Ottima partita per lui. Sperti, Stabellini, Iballi, Dedovic. Iballi che è rientrato praticamente alla partita col Fasano. Passivo chiamato, vediamo Sperti. Uno contro uno. E Mate Volarevic si mette una pezza. Aveva saltato praticamente Andy Stricker, ancora Turković. È stato bloccato, fischiato un fallo. Ancora il cambio, esce Stricker, rientra Moretti. Moretti e quindi ancora da Piranha pivot e Moretti all'ala. Vediamo ancora Sporcic, Turković. Difende bene il Conversano in questa fase. Assolutamente sì. Vediamo ancora Gaeta, Sporcic, Turković. Il Bolzano prova, vediamo ancora Mario Sporcic, ancora verso Gaeta, verso Turković, subisce fallo, vediamo adesso ancora da Piran verso Gaeta, adesso Turković. Un attacco molto confuso del Bolzano. Si alza il passivo, scarica Moretti, Moretti ancora verso Turković. C'è il passivo chiamato e gol di Mario Sporcic con un sottomano. E ancora una volta il talento di Mario Sporcic sopperisce all'assenza di gioco del Bolzano. Sperti. Iballi per Sperti. Adesso contropiede del Bolzano, vediamo Mario Sporcic in profondità verso Sonnerer che pareggia. 19-19 è il quinto minuto. Parziale di 3-0 per il Conversano, replicato da un 3-0 per il Bolzano. Ancora una volta un errore gratuito di Adrian Iballi che adesso si accomoda in panchina. Vediamo Tarafino che gli sparla. Si vede che Adrian non è ancora ai suoi livelli. Dedovic. Grande reazione del Bolzano in questa fase. Ancora Mario Sperti. E ancora un gran gol di Sperti. Ritorna avanti il Conversano. 20-19, Gaeta ancora, subisce il fallo di Stabellini. E quando Gaeta parte così è veramente imprendibile. Gaeta classe 1982, è uno dei giocatori più talentuosi in Italia. Assolutamente sì. Vediamo ancora Gaeta, il Bolzano si affida alla vecchia guardia. Mario Sporcic. E ancora una volta Mario Sporcic. 20 pari. Era veramente da anni, posso dire, che non vedevo Mario Sporcic giocare così. Nel momento di maggior bisogno si sta caricando il Bolzano sulle spalle. Mario Sporcic, se sta bene, poi non è neanche, diciamo, la carta d'identità, segna 1985, 33 anni. No, assolutamente. Ancora tanto da dare. Ancora tanto da dare. Ma se nell'ultimo periodo sembrava avviato verso il declino, oggi sta smentendo tutti i suoi critici. E ancora una volta giocatore libero sui 6 metri. Ed è Pivetta. La difesa del Bolzano balla. Gaeta, ancora Gaeta verso Sporcic. Si è riposizionata la difesa del Conversano. Ricordiamo 20 Bolzano, 21 Conversano, 7-26 nel corso del secondo tempo. Adesso è Turković, Sporcic, inedita il ruolo di Moretti schierato all'ala. Non abbiamo ancora visto del Bolzano Riccardi che nell'ultima partita aveva fatto molto bene. Fischiato un fallo e 2 minuti a Lupo dovrebbe essere. E attenzione perché è il secondo, due minuti. Lupo. E lui è molto molto importante per la difesa del Conversano. Fischiato 2 minuti, vediamo il Bolzano. Si dicevi giustamente, non si è visto Riccardi in campo. Vediamo Sporcic. Chiama lo schema Sporcic. Moretti. Moretti all'attivo, un gol in questa partita.
ancora Mario Sporcic verso Turković, verso Gaeta, verso fischiato un tiro dai 7 metri. C'era una difesa in aria prolungata, diciamo. 7 metri netto. Poteva forse lasciarlo andare, dare il gol, ma effettivamente era attirato da dentro l'aria. Ha tirato da dentro l'aria, giusto 7 metri. Vediamo Turković contro Monciardini. Importantissimo, e segna Dejan Turković, 21-21. Partita rimane molto bella e molto equilibrata. Ancora equilibrio tra le due squadre. E se da una parte la difesa del Bolzano balla, in attacco il talento del Bolzano sta mantenendo il risultato sulla parità. Vediamo Pivetta verso Sperti, Stabellini, i Bali, vediamo ancora Dedovi, fischiato. Oh, potevano anche lasciar correre, secondo me. È partito il fischio prima del tiro, sì. Dal momento che è fischiato è giusto fermare il gioco. Vediamo Pivetta, passivo chiamato a Dedovic, Iballi. Ed eccolo qua, questo è l'Iballi che tutti conosciamo. È un po' calato Volarevic in questa fase. Assolutamente sì. Era partito molto bene il primo tempo con 5 parate nei primi 10 minuti. Fischiato uno sfondamento che anche questo francamente non mi sembrava uno sfondamento a Mario Sport. No, l'arbitro sta segnalando passi, ha segnalato. A dire la verità mi ha colto impreparato, non so giudicartelo se passi o no. 21-22, Conversano avanti. Ha scontato i 2 minuti di lupo senza subire gol con un parziale di 1-0. Soprattutto gestita male dal Bolzano. Vediamo ancora Iballi verso Sperti, verso Dedovic, passivo chiamato. Vediamo adesso Giannoccaro, parata di Mate Volarevic, e Gaeta riesce a recuperare. Cioè, è stato fermato il gioco mentre il Bolzano stava rilanciando il contropiede, è rimasto per terra. Vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere Giannoccaro. Nel tentativo di recuperare la palla è caduto male, però si è rialzato, sembra tutto in ordine. Sentiamo addirittura Hans Dalvai entra in campo, il presidente del Bolzano Hans Dalvai, che va a chiedere, e Mate Volarevic che cerca di calmarlo. È stato chiamato, è stato fermato il gioco quando il Bolzano poteva rilanciare il contropiede. Ci sono animi agitati, del resto la posta in palio è molto molto alta. E adesso vediamo il presidente del Conversano. Fase confusa, gli arbitri stanno perdendo il filo della partita. L'amico Stefan Per mi ricordava prima che esattamente 4 anni fa è stata l'ultima volta che un Bolzano ha perso una semifinale contro il Pressano. Allora era il 1° maggio di 4 anni fa. Corsi e ricorsi storici. Intanto il gioco riprende, sono 22-21 per il Conversano, 10-36, e Umberto Giannocchia, lo ricordiamo, per i prossimi 3 attacchi non potrà entrare in campo. Si scalda anche la tifoseria del Bolzano, sentiamo che incita a gran voce il Bolzano, ancora con Mario Sporcic, da Piran che esce verso Gaeta, Gaeta ancora che gira verso Sonnerer, e gran gol di Martin Sonnerer che esalta la torcida per il pareggio. E adesso è Conversano che si ripropone con Dedovic. Dedovic verso Stabellini. E adesso vediamo che sarà Lupo. Rientra Lupo. Andare a giocare come pivot per questa assenza forzata di Giannoccaro. Vediamo qua i balli. Stabellini, Dedovic, i balli. Certo che comunque è stato un bel rinforzo in questi playoff i balli.
Vediamo Stabellini. Oh! Fischiato un due minuti. Fallo ai danni di Martin Sonneren. Questo è un fallo abbastanza brutto da parte di Martin Sonneren. Strano, perché è stata una spinta. Martin Sonneren, che non è un giocatore normalmente falloso, è andato subito a scusarsi con Riccardo Stabellini. Riccardo Stabellini era in volo e quindi non aveva il controllo del corpo. Un fallo così è giusto sanzionarlo. Però ne vedi tanti, purtroppo ne vedi tanti di queste spinte laterali, e spesso e più delle volte non vengono sanzionate con i due minuti. E questi sono falli sempre da punire con due minuti. E in certi casi ci può anche stare cartellino rosso per falli del genere. Vediamo, rimane a terra Stabellini, speriamo non sia nulla di grave, anche perché insieme a Mario Sporci c'era nettamente il migliore in campo. Si sta già rialzando Stabellini. Il colpo è stato duro. Ricordiamo Stabellini, reduce da due stagioni a Pressano, è arrivato quest'anno a Conversano e ha disputato, è l'uomo in più, è l'uomo che ha fatto la differenza nella stagione del Conversano. E purtroppo non ce la fa, sta andando verso la panchina. Adesso entra Zeliko Bearevic. Zeliko Bearevic, un giocatore di grandissima esperienza. La carta d'identità non è più di un giovincello, ma d'altra parte è un giocatore che ne ha viste di tutti i colori. Dedovic. E c'è il gol di Lupo. Anche qua la difesa del Bolzano si è fatta cogliere impreparata. Il problema del Bolzano rimane la difesa. Quanto avrebbe fatto comodo un Lucas Waldner alle posizioni di ala. Adesso rientra Michael Gufla. Ovviamente il Bolzano gioca senza Gaeta, e un gol alla Gaeta. Un gol alla Gaeta. Vediamo adesso, 23 a 23 a 12 minuti e 37 secondi nel corso del secondo tempo, perfetto equilibrio in campo tra Bolzano e Conversano. Vediamo qui all'ala Pivetta bloccato da Michael Gufler, bloccato energicamente da Michael Gufler. Attenzione, vediamo, brutta reazione di Pivetta. Vediamo gli arbitri. La partita si sta incattivendo. Adesso anche stretta perché, di mano. Anche perché francamente non ci stava una reazione così, era un fallo normale, non era un fallo cattivo. Ma dovrebbe essersi già chiariti. Vediamo qui i balli, Dedovic, Bolzano difende, la palla, perde palla Dedovic. Adesso il Bolzano in questa frangente ha difeso bene. Sì. Ma è già la seconda volta che in superiorità numerica il Conversano non attacca così bene. Vediamo adesso. Ancora 10 secondi, poi il Bolzano sarà di nuovo al completo. È rientrato Moretti, è uscito Volarevic. Vediamo adesso. Rientra Volarevic. Quindi ancora Gaeta. E c'è un 7 metri fischiato e 2 minuti a Pivetta. 7 metri fischiato. 7 metri giusto e 2 minuti che ci possono stare. E ancora Dejan Turković che andrà. Pivetta mima il gesto del tuffo. Adesso la partita sta prendendo una. Pivetta ancora si lamenta col tavolo dicendo che Dapiran si è tuffato. Vediamo adesso Dejan Turković contro Lupo. Vediamo Dejan Turković contro Lupo. Vediamo Lupo che si muove e c'è il gol di Dejan Turković. Il Bolzano torna avanti 24 a 23, 13 a 57 nel corso del secondo tempo. E Dejan Turković si dimostra glaciale in queste situazioni. Vediamo ancora i balli. Adesso il Conversano che gioca senza il portiere. Deve scontare l'inferiorità numerica.
due minuti fischiati a Moretti, questi sono eccessivi, esperti. Gli arbitri stanno perdendo il filo della partita adesso. Questi veramente sono eccessivi, a palla lontana, Sperti si è lanciato in aria, probabilmente ha subito una spinta, però normalmente questi sono due minuti che non si vedono dare. Non vorrei, torno a ripetermi, che ci sia il fallo di compensazione. È una bella partita, speriamo che continui ad esserlo. Nel frattempo Stabellini è rientrato in campo. E questa è una bella notizia per lo spettacolo. Mentre Giannoccaro non si è più rivisto. Stabellini ancora. Stabellini verso Sperti. Fa un pallonetto Sperti che termina sulla faccia della traversa. E il Bolzano si ripropone con Mario Sporcic che va via. Mario Sporcic segna. E due minuti a Carlo Sperti. Bolzano avanti 25-23. Sono passati 14:55. E un Mario Sporcic così veramente incontenibile. Subisce il fallo, continua l'azione, segna e si porta a casa anche i due minuti. Vediamo da Piran che chiama i tifosi. Il Bolzano ha bisogno dei tifosi. E vediamo anche Anne Signerebner in panchina che si scalda. Stabellini ha male alla schiena, lo vediamo in campo. Rieta che Giannoccaro con una fasciatura sulla spalla. Vediamo i balli, Lupo, Stabellini. Ancora Bolzano in 5 in questa fase e il Conversano in 4. Rientra Monciardini. Qui dovrebbero fischiato. Adesso vediamo. Fase molto confusa del match. Qui ci sarebbe anche il passivo. Ecco, chiamato infatti i balli. Dedovic. Ancora passivo. Dedovic va a cercare il fallo da. Nel frattempo è rientrato Pivetta. Vediamo ancora Pivetta. Volarevic riesce a bloccare. Azione molto confusa, il Bolzano adesso si ripropone, grande contropiede, ancora va via, ancora da Piran, qui però potevano fischiare il fallo su Sonnerer, evidentemente bloccato. Attenzione a Stabellini che si invola. Partita molto concitata. Qui c'è il time out. Forse la cosa migliore l'ha fatta Tarafino che vuole parlarci su. C'è stato un fallo su Sonner, era evidente, non fischiato. Il gioco è proseguito. Gaeta ha subito fallo, ha tirato, la palla poi è rimasta, l'ha persa da Piran. Veramente molto confusa questa molto, fase. Molto molto confusa. Torno a ripetere, la scelta migliore l'ha fatta Tarafino. Un po' di pausa può far bene alle due squadre e anche alla coppia arbitrale. In questo momento l'apporto dei due portieri non è come nel primo tempo, nel secondo portiere le parate si contano, sono veramente pochissime le parate. Comunque il Bolzano aveva iniziato il secondo tempo con un parziale di 0-3, era andato sotto 16-19, a questo punto l'ha rimessa in piedi la partita, sta conducendo per 25-23. La strada è ancora lunga, se l'avevamo detto, non finirà qua la semifinale. Assolutamente non finirà qua. Ma adesso godiamoci gli ultimi 14 minuti del match. Vediamo qui squadre. Bolzano al completo, il Conversano, mancano 15 secondi e rientrerà al completo. Vediamo Giannoccaro, Pivetta. Serie di combinazioni. I balli. Molto confusa questa seconda. Molto confusa. Va anche, è rientrato Mario Sperti. Passivo.
Adesso il Bolzano ha iniziato a difendere in questa fase. Bolzano ha iniziato a difendere. Stabellini e parata di Matte Volarevic. Grande parata di Matte Volarevic che chiama i suoi tifosi. Vediamo Gaeta, Sporcic, sentiamo il tifo bolzanino che incita Bozen. E adesso Tarafino non rischia più Lupo in difesa, al suo posto al centro della difesa Giannoccaro. Vediamo Gaeta, Turković verso Gaeta verso Mario Sporcic e fuori. Era stata una bella conclusione. Comunque un'azione ben costruita, anche se poi il tiro è stato sbagliato. I Valli. E parata ancora di Matte Volarevic. Matte Volarevic dice di no. È la 13ª parata di Matte Volarevic. Monciardini è fermo. Contro le 11 di Monciardini. Quindi i due gol vengono di differenza vengono da lì. 18 e 20. Nel corso del secondo tempo, quindi 12 minuti, 11:30 al termine, 25-23 per il Bolzano. E il Conversano adesso è in possesso di palla ancora con Stabellini. E c'è un gran gol di Giannoccaro. Bellissimo gol di Giannoccaro, ma ancora una volta troppo solo sulla linea dei 6 metri. E ruba palla Dedovic, erroraccio di Gaeta. E questo era un brutto errore di Gaeta. E subito Sandro Fusina fa la cosa giusta, chiama i suoi. Il Bolzano in 20 secondi ha dilapidato, aveva la palla del più 3 con uno Sporcic. Ma vediamo Sandro Fusina veramente arrabbiato, anche perché sono due errori veramente gratuiti. Prima la dimenticanza giù di Umberto Giannoccaro sulla linea dei 6 metri e poi una palla persa banale di Gaeta hanno permesso al Conversano di riagguantare la partita. Ricordiamo che vediamo che il tabellone segna 25-24, dovrebbero essere 25 pari. Anche il pubblico sta dicendo qualcosa. Vediamo i tifosi del Conversano imbufaliti, ma penso che adesso verrà subito corretto. Il Bolzano era avanti 25-23, ha avuto la possibilità di andare a più 3, che sarebbe stato il massimo vantaggio di questa partita, poi c'è stato l'errore. Ecco che è stato corretto il risultato, 25-25, confermato. C'è stato il tiro fuori di Mario Sporcic su quella bella azione e poi in 20 secondi ha subito due gol. Ma la pallamano è così, in un minuto si può recuperare comodamente anche tre gol, quindi tutto da rifare. Vediamo Bolzano avanti, Turković, Sporcic, Moretti, Gaeta, Sporcic. E c'è la parata di Monciardini. Bellissimo. Su Moretti. Attenzione da Piran. Due errori. Aveva fatto una cosa bellissima Gianluca da Piran, rubando palla. Chiede scusa a Monciardini per l'errore, ma poi ha graziato tutti Gianluca da Piran colpendo la traversa. Certo Moretti non gliene va bene una, anche aveva avuto una palla dai 6 metri e Monciardini l'aveva ipnotizzato. Moretti è l'ombra di se stesso. Vediamo Stabellini verso i balli verso Pivetta tutto solo all'ala e torna avanti il Conversano. Vediamo Gaeta ancora una volta troppo solo Pivetta al tiro. Lasciato solo. Quanto manca Iner Ebner in questa difesa del Bolzano anche. Continueremo a ripeterci fino alla noia, ma l'assenza di Hannes Iner Ebner si sente. La difesa del Bolzano oggi è veramente ballerina. Tanto si asciuga il parquet. Questo è un campo dove se è bagnato può essere veramente pericoloso. Diciamo che il pavimento della Palagasteiner
non è molto amato dai giocatori di pallamano. Diciamo che non è un pavimento per una semifinale scudetto. Dejan Turković, Gaeta, uno contro uno. Adesso Conversano ha ripreso a difendere come difendeva all'inizio. Sì, con Zeko Bearević al posto di Lupo al centro della difesa. Ancora Moretti, e Moretti questa volta non... Ma ancora una volta un grandissimo assist di Mario Sporcic. Stabellini, i balli. Rientra Giannoccaro. Vuole costruire con calma l'attacco il Conversano. Chiama lo schema, i balli. Stabellini. Verso i balli. Dedovic. Grande azione difensiva di Turković che l'ha proprio letteralmente bloccato. Ma Turković, a dispetto della sua altezza, è un insospettabile ottimo difensore. Vediamo ancora i balli. Stabellini. Grande parata di Mate Volarevic. Ma la palla che rimane in possesso del Conversano. Ancora Giannoccaro, i balli. Stabellini. Nel frattempo mancano 8 minuti al termine della partita, 26 pari, perfetto equilibrio ancora Dedovic. E queste palle scottano Luca adesso. Adesso i giocatori iniziano ad essere stanchi. Chiamato il passivo. Ed è passivo, vediamo. Attenzione Dedovic, che gol, mamma mia. Questo è un gol di Dedovic sul passivo chiamato. E adesso torna avanti, 26-27. Ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Turković. Sporcic subisce fallo, tiro dai 7 metri. Ma ancora una volta è Mario Sporcic che si carica la squadra sulle spalle. 22-40, quindi mancano ormai 7 minuti e 15. È fischiato, hanno fermato il tempo gli arbitri. Vediamo Dejan Turković contro Lupo. Rimane sulla linea Lupo e questa volta ce la fa. È rimasto sulla linea Lupo e è riuscito a parare col piede sinistro la conclusione di Dejan Turković. Adesso per il Bolzano inizia a farsi dura, sotto di un gol da recuperare a 7 minuti dal termine. Palla in mano al Conversano. A questo punto per il Bolzano va bene portare a casa la partita e non pensare ai gol di scarto. Stabellini. Ha accentuato un po' il contatto Stabellini. Ci ha provato come fanno i calciatori. Normalmente queste si vedono nei campi da calcio queste cose. Ancora Dedovic. Fischiato. Ma ancora una volta troppo solo Giannoccaro sui 6 metri. Adesso vediamo Stabellini, vediamo se Volarevic riesce a imitare il suo collega Lupo che un minuto fa ha parato 7 metri a Turković. E l'ha parato. Attenzione, l'ha preso in faccia. Chiedono rosso i giocatori, ma non credo. Non c'era assolutamente volontarietà da parte di Stabellini. Normalmente il regolamento parla chiaro se su tiro da 7 metri. Però non mi sembra che qui ci siano gli estremi per un cartellino rosso. Dolorosissimo, sì. Vediamo la coppia arbitrale che si sta parlando. Vediamo presidente Dalvai oggi. Addirittura sono i giocatori che lo vanno a calmare. Intanto Volarevic si è rialzato, speriamo non sia niente di grave. La presa. Vediamo cosa succede. Nulla. Parata, la palla riprende.
tutto sommato penso che sia giusto così. Stabellini penso volesse fare gol. Mate Volarevic col suo grande corpo ci ha messo anche la faccia, e questa è una parata che vale doppio. Vediamo però i tifosi del Bolzano, anche lo stesso Sandro Fusina inferocito, che Mate Volarevic comunque riceve gli applausi dei suoi compagni. Mancano 6 minuti, il Bolzano ha un gol da recuperare. Gaeta, Turković, ancora Turković contro Sporcic, Turković, vediamo ancora Turković, Gaeta, Mario Sporcic, e c'è il fallo. Qui c'è il fallo giusto. Vediamo ancora Mario Sporcic, Turković, Sporcic ancora, subisce fallo, una spinta laterale. E anche qui questo è un fallo. Potevano starci 2 minuti. Mancano 5 minuti. Si vuole parlare su Sandro Fusino. 5 minuti e 0-7 al termine, con Bersano avanti di 1. Luca, cosa deve fare il Bolzano per ribaltare la partita secondo te? In primis registrare la difesa, ma è dall'inizio della partita che ci ripetiamo. Devono impedire la combinazione sull'asse Stabellini-Giannoccaro e poi in attacco trovare gol con facilità. Anche contropiede il Bolzano l'ha spinto veramente poco, ma anche lì parte tutto dalla difesa. Mentre il Coversano in questo momento avrà tutto l'interesse di addormentare la partita. Ovviamente essere avanti di 1 a Bolzano 5 minuti dalla fine, il Coversano il suo l'ha fatto, insomma, era il Bolzano che ci si aspettava una partita forse più aggressiva, ma ci si aspettava una partita combattuta. Adesso vediamo anche gettato nella mischia Kammerer, forse lui come pivot in attacco. Kammerer avrebbe meritato più spazio nel corso della partita. Forse sì, anche perché abbiamo visto giocare gran parte della partita da Piran pivot. E adesso vediamo Dejan Turković all'ala e Moretti centrale. E giocano senza Mate Volarevic. E con l'uomo in più di movimento. Molto rischioso. Rischia tutto Sandro Fusina. 5 minuti esatti, 27-26 per il Coversano. Il Bolzano che attacca, Mario Sporcic verso Moretti, Moretti verso Gaeta, Gaeta subisce il fallo, c'è il passivo chiamato, Mario Sporcic, vediamo, entra Mario Sporcic, pallonetto e gran gol di Mario Sporcic. E questo ancora una volta è un gran gol di Mario Sporcic. Tabellini. Ma dormita della difesa. Infatti vediamo Tarafino che allarga le braccia, è disperato, mima il gesto del difensore. Mancano 4 minuti e 15, vediamo ancora Dedovic, Stabellini, i balli e c'è il gol anche. E questo, attenzione qua, Sperti. 2 minuti a Carlo Sperti. Ha fatto un fallo di reazione. Sì. Ha scalciato Mario Sporcic da terra. Comunque il Coversano è riuscito a segnare, in questo caso in maniera molto fortunosa. Rocombolesca. Dopo una serie di rimpalli, la palla quasi per caso se l'è trovata in mano Giannoccaro, che l'ha messa alle spalle di Volarevic. 4 minuti al termine, 28-27. Adesso doppia superiorità numerica, 7 contro 5. Anzi no, 6. È tornato in campo Mate Volarevic. Vediamo ancora Sporcic, Gaeta, Turković. Turković verso Gaeta, Gaeta verso Sporcic. Vediamo Sporcic all'ala verso Dapiran. E gol di Dapiran. Il Bolzano pareggia, 28-28. 3 minuti e 30 al termine della partita. La tocca solo Monciatini, ma la palla finisce in gol. E adesso il Coversano che ovviamente rallenta il gioco. 1 minuto e 20 di inferiorità numerica. È il Bolzano che deve accelerare. Vediamo. Esce aggressivo da Piran. Incroci quasi a centrocampo per il Coversano. Poi Stabellini trova un fallo.
Volarevic striglia la sua difesa. Massimo! Vediamo. Qui sono, il Conversano sta ovviamente perdendo tempo, chiamano passivo gli arbitri. Vediamo i passaggi, vediamo Dedovic, Stabellini, tenta il tiro, parata. E adesso il Bolzano che si ripropone con Moretti. Moretti ancora verso Turković, Turković verso Gaeta. Gaeta ancora, Gaeta uno contro uno, gran gol di Gaeta. E il Bolzano ribalta il risultato, torna avanti 29-28, 2 minuti e 30 dal termine. E questo Gaeta è eccezionale. A fermare il gioco e poi cambio di ritmo eccezionale e gran gol. Questo è un gol che solo Felipe Gaeta sa fare. 27-42, 2 minuti e 15. Al termine della partita il Bolzano torna avanti. Ancora 10 secondi in inferiorità numerica per il Conversano. Vediamo ancora Stabellini. Stabellini che dà verso i balli. Stabellini ancora che braccato i balli. I balli ancora, la difesa del Bolzano aggressiva verso Pivetta. Pivetta. Attenzione, qui. Pivetta perde palla e poi nel recuperarla da Piran pesta la linea, quindi la palla rimane in possesso del Conversano. Qui aveva Pivetta. Pivetta si arrabbia perché dice di aver subito un fallo. La palla rimbalzava nell'aria e da Piran nel tentativo di riprenderla penso abbia pestato la linea, così ha mimato l'arbitro. Alcune decisioni oggi che francamente facciamo fatica a comprenderle. Comunque ricordiamo 29-28, mancano 2 minuti al termine della partita, una partita, Luca, i tuoi migliori secondo te da una e dall'altra? Assolutamente, Volarevic e Sporcic per il Bolzano, mentre Stabellini e Giannoccaro per il Conversano. I balli l'hai visto in crescita rispetto alla partita col Fasano? I balli ancora della ruggine addosso, non è ancora i balli che tutti conosciamo. Non ha quel 100% di cattiveria nel fare le cose, lo dimostrano anche le palle perse, ma lo aspettiamo tutti perché è un patrimonio della pallamano italiana. 28-14, quindi manca 1 minuto e 46 secondi al termine della partita. Il Bolzano avanti di 1. Quanto sarebbe importante per il Bolzano andare a Conversano anche con una sola rete di vantaggio? Psicologicamente vincere la partita sarebbe importantissimo, ma con queste due squadre penso che uno o due gol non facciano niente differenza. Oramai è certo che la finale se la si giocheranno a Conversano. Del resto il Bolzano in Coppa Italia ha già visto, dimostrato di poter andare anche a vincere a Conversano. Vediamo Stabellini che tira e c'è la parata di Volarevic. Vediamo che esalta il pubblico Matte Volarevic. Dopo una pausa a metà del secondo tempo è tornato a parare. Vediamo Mario Sporcic. Ma questo è un tiro abbastanza centrale di Stabellini, forse sente anche lui la stanchezza. Adesso entra Kammerer. Gioca senza portiere. A 1 minuto e 15. È molto rischioso sta tattica, Luca. Vuole provare a vincerla. E vuole provare a vincerla con più gol di scarto. Chiamato il passivo. Chiamato il passivo subito al primo attacco del Bolzano. Col passivo rientra Matte Volarevic, esce Kammerer. Entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Parata. Manciardini con l'aiuto del muro. 50 secondi, Bolzano avanti di 1. Conversano per il pareggio. Vediamo il Bolzano che si difende, vediamo. Addirittura Stefano Podini che si vince l'allenatore, indica di compattare la difesa. Stabellini verso il centro. Ancora i balli. I balli ancora verso Dedovic che entra e segna. E segna sopra la testa. E questo è un gol importantissimo. 20 secondi. 20 secondi al termine. Il Bolzano ha la palla per l'ultimo attacco. 29-29. Toglie il portiere ancora una volta Sandro Fusina. Gli arbitri fischiano. Abbiamo 11 secondi da giocare. Rientra a volare. Ci ripensa Fusina. Del resto. Vediamo ancora 11 secondi. Mario Sporcic la partita. Ancora Turković. Sporcic. Vediamo 5 secondi verso Gaeta, perde palla. Il Bolzano un secondo. Secondo tiro. E finisce qui.
29-29, la prima semifinale scudetto, partita tirata in equilibrio, partita tirata, combattuta e il risultato forse anche giusto. Un po' di delusione, vediamo di scoramento da parte dei tifosi del Bolzano che a un certo punto, Luca, avevano anche la palla per andare a più due a un minuto dalla fine, l'hanno persa e alla fine si sono fatti raggiungere con quel gol di Dedovic. Assolutamente sì, c'è sconforto tra i tifosi del Bolzano mentre stanno festeggiando come avessero vinto i tifosi del Coversano. Si sentono solo i tifosi del Coversano in questo momento. Comunque un 29-29 che lascia tutto aperto in vista del ritorno che si giocherà in terra pugliese. Il Bolzano ha dimostrato comunque di poter anche andare a vincere in Puglia. Assolutamente sì, questo risultato lascia tutto aperto. E il Bolzano ha le carte, ha la capacità, ha il talento per andare a vincere anche a Coversano. Quindi ecco, una partita che rimane assolutamente aperta. È stato solo il primo tempo. Ecco, andiamo magari a sentire il parere di qualche protagonista e poi torniamo a chiudere. Mario Sporci, 29-29, si è appena conclusa la prima semifinale, avevate la palla anche per poter andare più due a un minuto dalla fine, vi hanno raggiunto, partita sempre in equilibrio, che semifinale è stata? Una bella partita per pubblico, diciamo, tanti gol come sempre contro Conversano, non riusciamo a sistemare la difesa, subiamo sempre troppi gol contro di loro, oggi primo tempo abbiamo subito 16 gol, secondo tempo è andato un po' meglio in difesa, però non tanto. Noi abbiamo imparato in questi 8 anni che le cose che si vincono, tutti i titoli, non si vincono giocando bello. Partite si vincono giocando qualche volta brutto per un traguardo, per portare un scudetto a casa. Noi oggi abbiamo giocato una pallamano bella, però il risultato alla fine è pareggio, che per noi, diciamo, non è che va bene, perché in casa dovevamo vincerla. Però andiamo giù, ce la mettiamo tutta e io penso che Bolzano è una squadra che può vincere da qualsiasi parte. A questo punto, per il passaggio del turno, sbilanciamoci 50-50? Cioè il Bolzano può andare lì, l'ha dimostrato anche Coppa Italia, che voi tra l'altro avete vinto anche lì. Sì, diciamo 49-51, perché loro giocano in casa, un piccolo vantaggio hanno loro, come che noi oggi avevamo vantaggio, questo 1% giocando in casa. Però sono partite, anche se 99-1 c'è possibilità, c'è sempre. E andiamo a Conversano per passare turno e andiamo a portare ancora un scudetto a casa. Riccardo Stabellini, 29-29, prima semifinale, una partita equilibrata, tirata, partiti meglio voi sul 4-1, poi il Bolzano era riuscito a passare avanti a loro volta, secondo tempo parziale 3-0 per voi, poi alla fine il Bolzano ha avuto anche la palla per più due, un minuto dalla fine, ma voi l'avete riacciuffata con quel gol di Dedovic. Sì, è stata secondo me una bellissima partita. In Italia se ne vedono poche con questo ritmo, con tutte queste seconde fasi, con questo gioco veloce. Secondo me è stata piacevole da vedere, piacevole da giocare, combattuta, fisica. Secondo me l'abbiamo un po' buttata via nel secondo tempo perché abbiamo sbagliato tanti tiri e secondo me abbiamo difeso male in transizione. Loro a difesa schierata hanno fatto davvero tanta fatica, ci hanno fatto veramente tantissimi gol in seconda fase. E lavoreremo su questo per la semifinale di ritorno, perché secondo me senza quel gol avremmo vinto. Discorso semifinale di ritorno, abbiamo fatto la stessa domanda a Mario Sporcic, è ancora tutto aperto, no? Beh, ma noi sapevamo che insomma giocare la prima in casa, la seconda in trasferta o il contrario sarebbe stato fondamentalmente uguale. Anzi, venire a Bolzano 2 giorni dopo aver giocato contro Fasano per il primo posto sicuramente non ci ha avvantaggiato. Ora noi prepariamo bene questa semifinale di ritorno che è tutto apertissimo e cercheremo di arrivare in finale. Ultima battuta, un applauso ai vostri tifosi che sono venuti qua da Conversano a vedere questa partita. Sono dei grandi davvero, sono spettacolari, ci hanno seguito anche a Bologna e sono venuti fin qua, ci hanno fatto una sorpresa davvero anche in 4 con i tamburi, tutta la partita a cantare, sono davvero appassionati e la pallamano avrebbe davvero tanto bisogno di persone così, secondo me.